In scena al piccolo teatro Gilla di Campobasso il 23 e due mattinée, il 27 a Larino e il 28 a Venafro, La Caparra. Il monologo teatrale scritto e diretto da Adelchi Battista e interpretato da Giorgio Careccia. Adelchi, ho letto che per te il testo è storia, vale anche per La Caparra? Vale anche per La Caparra. È un testo ovviamente di fiction che però è ricavato da una serie di documenti esistenti, parla di fatti realmente accaduti, anche se visti con gli occhi di un protagonista che, la cui esistenza così è molto immaginata, ma è quanto più aderente possibile, almeno per quanto riguarda la scrittura, a fatti realmente accaduti. Bene. Giorgio interpreta il protagonista Giovanni Zuccolitti di Ferrazzano, classe 1880. Cosa si prova a vivere e far rivivere al pubblico i panni del molisano di fine 1900, inizi 1900, fine 1800, inizi 1900? Si prova a provare qualcosa, o meglio, ci si prova a vestire quei panni lì e quindi a riuscire a riportare la condizione mentale e fisica a quello che è stato un periodo molto vicino a noi eppure così distante proprio nella forma e nell'esperienza che regalava la vita a quei tempi. C'è che è ancora molto contemporaneo il tema e il personaggio stesso che è un immigrante, motivo per cui ecco, è sicuramente emozionante perché lì dove l'attore Giorgio riesce a calarsi in quel periodo storico lì, c'è in più anche la consapevolezza, che è qualcosa che oggi stanno vivendo tantissimi immigrati, anche se in una forma diversa, attraversano anche loro il mare, ma non su delle grandi navi, ma su delle piccole barchette. Il dramma è diverso, ma ciò che li conduce e che li porta a vivere spesso anche dei drammi tremendi è la stessa cosa che conduce il personaggio di Giovanni Zuccolitti da Ferrazzano in America. Quindi è una, come dire, un'esperienza, si provano tante emozioni, tantissime, si cerca di provare il dolore che ha vissuto il personaggio, la gioia. Insomma, io cerco di interpretarlo e spero che insomma, il risultato ci sia. Sicuramente. Adelchi, in questo monologo drammatico, che valore ha il linguaggio? Il linguaggio è stato il frutto di una ricerca abbastanza lunga, perché intanto io avevo l'esigenza e la volontà di scrivere il monologo per le corde vocali di Giorgio, per le sue intonazioni, per la musicalità della sua voce e contemporaneamente dovevo rendere un mondo che è piuttosto lontano da noi. Il risultato è una lingua un po' scomposta, un po' dialettale ma non troppo, comunque deve essere comprensibile alla maggior parte di persone possibile e di conseguenza qualche concessione anche alla modernità l'ho dovuta fare. Però alla fine, insomma, la cosa che più mi ha dato soddisfazione è una piccola introduzione che è stata che nell'edizione cartacea del monologo mi è stata fatta dal direttore della Biblioteca Albino, che ha appunto evidenziato proprio i caratteri di questa lingua e lui, essendo musicologo, insomma, più di altri capisce questa cosa e quindi insomma, probabilmente l'esperimento in qualche modo è riuscito. Bene. Giorgio, progetti per il futuro? Tanto teatro al momento, è in uscita un film che ho finito di girare, che abbiamo girato l'anno scorso con il Centro Sperimentale di Cinematografia, che è La Ragazza del Mondo, sta avendo tanto successo e adesso c'è al Festival del Cinema di Torino e poi insomma dei prossimi progetti televisivi a primavera, quindi inizio 2017. Per ora ci dedichiamo al teatro con La Locandiera di Stefano Sabelli del Teatro del Loto, con la mia caparra, la caparra di Adelchi e mia, e con il Marco Polo che stiamo allestendo insieme a Matteo Patavino, un altro talento molisano,
insieme a Marco Caldore e ad un'altra attrice romana, Michela Ronci, stiamo mettendo su questo spettacolo tratto da Le città invisibili di Calvino, che andrà in scena durante le, diciamo, le festività natalizie. Benissimo, bocca al lupo. Grazie a te.